Francesca, io non me la sento di continuare con questa storia della separazione. Hai iniziato tu, Giorgio, non te lo dimenticare. Lo so, ho sbagliato, ma credimi, non mi va. Non mi va di mettere la nostra vita in fascicoli di avvocati, sì. Persone che devono invadere la nostra esistenza. Non ce la faccio, Francesca. Giorgio, che vuoi? Darci un'altra possibilità. Oh, Cacio, ma tu la facci da Simbona a pe? Meglio, Giovanni. La pasta la lavoravo di più. Più lavori io, meglio. Oh, hai sentito la salsa? Buono. No. Certo, la salsa, viti mi ha rubato mestiere. Perché? Tu sei cretino della salsa? Certo, perché tu la salsa proprio lo fai mettere nel colino, con squisci tutta l'acqua, no? Poi la metti, la mischi con il parmigiano, la mescola, la gira, eccetera, eccetera, perde l'acqua e diventa una purea, capito? No, c'è un magro la pesco. No. Mio zio, se la squatta alla carta, se no io ancora devo sapere che. No. Per te la pizza è vita o vita è la pizza? È una ragione di vita, è la mia esistenza, guagnò. Ma sentite a me, già mai apri una pizzeria, ci dici? Sì, ad aprire la pizzeria, qua la città è piena di pizzerie, ristoranti, se non la capita, mi sembra mangiare, non la sa aperta. Oh, Dio me, che chi sono tornato io, sono dilettato? Tu sta a parcheggi un che tu, io un umbrio. Ce la facciamo io... fuori la pizza? No, vabbè, come è tu? Due minuti. Che buona taxi? Ah, basta, guagnò, blitla la pizza, merda. Non lo so, come va? Non da più. Ma fai? Ma chiama Viti, fa la news, vai, spani, c'è. Vitino, tieni in cascioso. Ehi, bella figura si è fatta con la campana. No, no, stavo scherzando, stavo scherzando. No, è assolutamente... The pic. Ma, Viti c'è già fuori questa pizza, che devo la rozza lì a sé. Quando ti la portare? Non si capisce. Beh, Vite, fè sopra, Vite. Ciao, Vitino. Quando ne ordinate? 3, 6, 9, a multiplo di 3, ci lo fa sapere. A multiplo di 3, 3, 6, 9, vai. Francesca, tu vuoi davvero che il nostro matrimonio finisca così? Io ho fatto tutto per difenderlo, Giorgio, tu non hai fatto lo stesso. Ma che dici, cosa ho fatto io, Francesca? Hai permesso ai tuoi di intromettersi nei nostri spazi. Ti riferisci a mia madre? A tua madre, a tua sorella, a tutti. Ma cosa dovevo fare, Francesca, su? Difendermi, Giorgio. Panza, panza! Oh, chi è? La pillola. La pillola? Di notte? Ma non ti potete venire la sera subito qua? Ma... Ehi, bello, vedi che tu le pillole le devi prendere una ogni 8 ore. E forza. Ehi, sentila, vuoi la pillola o no? Se sfortuna che tenghi, una volta che piccia fuoco non sta suonando, mi svegliate la notte per la pillola. Senti a me, curati bene. Perché? Sai tutto tu? Certo che so tutto, e non la vedo molto bene. Tu hai un brutto virus. Che virus te? Tu sei il tuo virus. Guarda, a te non ti sopporta nessuno. Tu sei un chiango. Dammi la pillola, dai. Prendi la pillola e dormi. Senti, De Lucia. Che cosa vuoi? Per piacere, mi potete portare a controllare il cuore, così a quest'ora di notte devo portarti a controllare il cuore a te. Ma vedi se dormi, vedi? De Lucia, e se mi sento male? No, non ti senti male, stai tranquillo. Non sono fortune che capitano a noi, questo. Dormi. Mo murci non da cedere. Ui. Oh, panza! Che c'è? Ti piace? No, bello, bello, proprio, bravo. Te lo appendo là! Sì, appendo una sorte, beh, felice! Appendo! Uomo senza gusto artistico. Il bello addormentato nel bosco! Ma e c'è, manca i cannoni lo svegliano a questo, c'ho da fare. E io me lo sono sposato. Come so fatto? Ma... Guardatelo. Un fumetto, mi sono sposata un fumetto e anche a letto, tutto un fumetto e niente arrosto. Mostra con un'altra donna, povera femmina, tutta la mia solidarietà, però me la pagherai Enzo e tornerai da me, in ginocchio da me e poi te la spezzai che di ginocchio. Sì, oh, dormo, strunz. Ma Claude, non stavo di guardia, sennò di me, certo che stavo di guardia. A cena con la ex moglie. Sta tentando di riparare il ciccio? Oh, vuole pure il ciccio? Me lo ordina. Guarda, non si può parlare di pezzi che è parte di ciccio. 3 pezzi, non teniamo una montagna, anche un ciccio. Oh, che inadona, cosa ho detto? Ma c'è cosa? Guarda, secondo me
Ce la può fare ancora. Voglio ammazzare. Secondo me non ce la fanno a tornare insieme quelli. Che detosto, Dio me. Ma fa una scommessa. No, no. Se si mettono insieme, questo continua ad essere un ospedale. Se non si mettono insieme, facci una bella pizzeria. Dai. Io Clon lo conosco da una vita. Secondo me quello ce la fa. Rischio e non. Questo è il mio piatto preferito. Grazie. Seppioline gratinate alla Mediterranea. Una squisitezza, grazie. Buone. E tu? Vuoi rovinare tutto questo? Cosa? Le seppioline? Le seppioline. Il nostro matrimonio, la nostra storia. L'hai già fatto tu, Giorgio. Francesca, bisogna prendere una decisione. Bisogna farlo adesso. Io l'ho già presa, la mia decisione. Hai deciso di tornare con me? No, non è affatto così. Francesca, ci hai pensato su bene? Sì, ci ho pensato bene. E sinceramente succederà di nuovo. E non voglio cascarci dentro un'altra volta. Va bene. Io chiedo il conto. Ho il conto. Le seppioline, questo piatto speciale. Strafocati. Cioè, voi guardate qui, ma è una cosa... Diomede, Clone sono, sì, sì. Puoi venire al pronto soccorso, sì. Urgentemente, Diomede, subito. Un pub è diventato, altro che pronto. Ma io non lo so, cioè, ma come si fa? Come si fa una cosa del genere? Viene qualcuno... Oh, Giorgio, urgenza. Che è successo? Non lo so. Dimmi tu cos'è successo. Chi ha fatto il turno di notte ieri? Stavamo io, Cascione e Picciafuoco. E si fa il fumaci? Ma ho detto stamattina d'introno di venire a pulire. Senti, Diomede, abbi pazienza. Io ho già i cacchi miei per la testa. Rimettiamo tutto a posto immediatamente. Va bene? Scusa, Gio, non è da me. Va bene. Maledetto, introna, maledetto! Madonna, mi sa che a corso dove è andata a buco con la ex moglie. Ha vinto la scommessa Cascione. Domani apri una pizzeria. Pubblicità. È finita la pubblicità. Senti, ma nella tua comitiva ci sono delle ragazze, sì? Hai voglia, introna, stanno un sacco di ragazze. Ma dico, belle, cioè carine almeno. Hai voglia, introna, carinissime. Su, tu fai una cosa, esci con noi una di queste sere. Oh, magari, ci vengo volentieri, com'è? Per esempio abbiamo un festone stasera. Cioè festeggiamo il 30° della morte del fratello di un'amica nostra. Ah, non è che ci divertiamo troppo, po'. Non sai perché? Perché io, se rido troppo, mi viene l'asma. Ma stai tranquillo, introna, che noi siamo introspettivi, ci divertiamo senza ridere, capisci il concetto? Se tu vieni, io ti presento un'amica mia bellissima, Anemica Liuzzi. Ah, così si chiama? Bel nome. Mi piace, mi potete portare a letto, non mi sento bene, felice. Questo qua. E che tiene questo? Niente, c'ha paura di morire. Ciao. Alt! Chi è? Oui. Che ti avevo chiesto prima? Che cosa mi avevi chiesto? Non mi ricordo. Che cosa mi avevi chiesto? Te lo sei dimenticato. Devi andare a pulire il pronto soccorso. Ah, è vero, il pronto soccorso. E vabbè, adesso vado, dai. Scusa, adesso, che sì. Ore sono? Vai adesso tu. E che ore sono? Le 9. Ah, già le 9 sono. E vabbè, adesso vado, dai. Adesso vai? Sì. Passa prima nella sala rianimazione. E perché anche là avete mangiato le pizze? No, là ti fai ricoverare. Hai capito? Se incontri il primario e che ti dice che tu non hai niente, tu gli dici no, aspettate che arrivi Diomede, che la cap me l'hai aprendo in due parti uguali. Sicuro. Dimmi una cosa, ma tu vivi sulla Terra o in differita su Marte? Sotto quel cuoio capelluto, se non muoio di cervite. Vabbè, mo vado sì, pronto soccorso. Vai, pronto soccorso, vai. Ma tutta nasce, cresce, tutta la carne, tutta data là, non la potevi distribuendo il cervito, un picco. Francesca, se lui ti ha chiesto perdono, perché non lo perdoni? Madre Perla è troppo attaccato alla mamma, non si staccherà mai, mai. Ma che ne sai tu, Francesca, se lui ha deciso di rimanere con te, evidentemente sa che la mamma la va a mettere questa, la mette a dormire e basta, non credi? Jennifer, quella è una donna pericolosa anche quando dorme. Sai cosa ci vorrebbe? Un eterno riposo. Ma tu sei troppo dura, Francesca. Tu non pensi ai tuoi figli, hanno bisogno del loro papà.
Ma madre Perla, perché lei difende sempre mio marito? Me lo spiega? No, no, io non è che difendo lui. Io voglio che trionfi l'amore. A me piacciono le storie che finiscono bene. Proprio come la mia Epicirillo. Anzi, sapete che si sposa con l'altra? Davvero? Che te l'ha detto? Voci di corridoio, madre Perla. Del resto è bene che si formi un'altra famiglia, quel poveretto. Scusa, madre Perla, spiegami una cosa. A lui fa bene che si sposa, a lei stai dicendo che fa bene se il dottore ritorna con lei. Spiegami. E ti vuoi mettere mo la storia tua con la storia di Francesca? Ma fammi il piacere. Madre Perla, che cosa c'ha di strano la mia storia? Te, tu sei strana. E lo sai perché? Per tutte queste fantasie erotiche sugli uomini. Tutti i tuoi piedi, tutto appresso a me. Chi a destra, chi a sinistra. Ma dove sto, quest'uomo? Madre Perla, io non porto i miei uomini qua, se no tu staresti invidiosa, gelosa, ecco Quern che i porto. Io? Ma fammi il piacere, ma ti rendi conto delle fesserie che dici? Ma cosa faccio? Madre Perla, tu non dovevi fare la suora, dovevi fare la zanzella, la sensata di matrimonio, che chiesce nel cristiano per la madre mo. Quanta confidenza. Posso darti un consiglio, Jennifer? Sì, dottoressa, basta che non dammina d'accido pur tu. No, non ti preoccupare, secondo me l'errore che tu fai, sai qual è? È che metti i tuoi fatti in piazza sempre, ovunque, davanti a tutti. Che vuol dire? Voglio dire, Jennifer, che se fossi un po' più riservata, probabilmente le cose andrebbero meglio, no? Ah, cioè, vuol dire che io devo... Ecco, sì. Fammi andare a lavoro. Non si può parlare Madre con Perla. Questa donna, è impossibile. Che devo fare? Tesoro mio, vuoi un consiglio? Va dove ti porta il cuore. Facile dirlo, ma il cuore dove sta? Oh. Una cosa, di me, qui non si mangia più. In pronto soccorso sono finite le festicciole, i pari, pizza a parte e tutto il resto, E dove andiamo a mangiare la pizza, Chloe? In altri reparti. No, ma nel reparto non si mangia bene la pizza. Si è scomodo. Invece qui al pronto soccorso abbiamo tutto in SSR. C'è il bisturi per tagliare la pizza, la garzetta per tamponarsi il musetto, la soluzione fisiologica per lavarsi la mano. Di me, hai letto la circolare, di me. Quale circolare? Quella di destra. Poi arriva quella di sinistra. Ma c'è tin stamattina, di me. La circolare regionale. Ah, beh, che dice? Che dobbiamo dismettere i reparti. Che vuol dire dismettere i reparti? Che non possiamo ricoverare più nessuno, né uomini né donne. È finito, chiuso, serrato. Ma siamo arrivati a questo punto. Sì. Guardate questo, che non hai visto ancora niente. Vedrai. Tieni certo capo. Ma guarda, che senza neanche un preavviso, da Vassella Cristiana, scusa. Avvisato. Ma come? Ma se ti hanno mandato la circolare, cosa vuoi? Una telefonata a casa, Diomede? Ma scusa, ma la povera donna che è qua fuori. Beh. Che fine fa? Nulla, si chiama altri ospedali e si vede il primo, che c'è un posto, la mandiamo lì. Ma è un'umiliazione, ma a suo punto è venuta a telefonare pronto, madonna. Non te l'ho detto prima, vedrai, non è finita. Ripeto, ho certi cacchi per la testa che non te lo puoi nemmeno immaginare. Che ha, altri guai? I soliti con Francesca. Quindi non sei riuscito? Riuscito, dite no, e no è proprio zero. Voglio, mi deludi, ma scusami, ma possibile? Uno come te, che a Wanda è perdente, non devo vedere che sta la faccia perdente. Reagisci, fai qualcosa. Cosa devo fare? Pinuccio? No, non esiste più. Io i miei passi, anzi, li ho fatti. Le sono stato dietro, ho tentato di recuperare. Adesso no, basta. Ma anch'io ho il mio orgoglio. Ma dov'è che è in te? Dov'è? A sparciuto, con uno sguardo fulminato. Dove sta? Non lo vedo più. Deve essere sempre un bosco, mi manda le capelli. Reagisci, reazione. Come tu hai detto? Non so più che fare, ti ho detto adesso basta, ho il mio orgoglio e io mi faccio da parte. Facesse lei le sue scelte, le sue cose, basta, non c'è più nulla. Ma vattene, Giorgio, dai, forza. Dopo che ti chiudo, bello. Signori, posso fare qualcosa per voi? No, grazie, Cascione, nulla. Oh, dalla faccia che ha, dottore, immagino che io vedo la scommessa. Scommessa, quelle scommesse, Pino. No, niente, io a Serivo ho messo una scommessa che tu ti saresti rimesso con Francesca, invece mi sa che ho perso proprio, ha vinto lui. Complimenti. Io lo dico, perché queste cose, dall'esperienza che ho in pizzeria, eccetera, me ne accorgo, perché la storia di vita, sono cose che succedono. Che cosa vuoi dire, che ciò non ti seguo, scusami? Ti posso aiutare, vi posso aiutare. Dimmi tu, io ho una soluzione per questa situazione. E dimmi, che ciò? La ciambra di Gardini. Non ti seguo, scusami, Cascio. Perdonami, ma non riesco a capirti. Mi rivolgo al pescatore Diomede. Voi, per tirare fuori i polli, quando andate a pescare i polli, adesso come li fate a stanare? A fallarsi da Indel Portus? Un attimo, devo tradurre quello che davvero, dice. Ragazzi, devo tradurre. Oggi non è giornata. Cioè. Allora, il pertugio, il buco, la tana. Vai, con te. Allora,
per andare a soleticare la curiosità del polipo, per fare assì che lui ha pegnè, gli vado a dondolare davanti la chambre de gardien. Aspetta, che mo traduco, scusa, che sono cuso, non capisco, taxi strato come sta. Allora, il labile pescatore, no, affinché possa stanare il polpo che sta in do buco, va nel bene? Pertugio. Nel pertugio, appunto, gli sventola davanti la chamba di gallina. Che lei, fino a qui ci siamo, ho capito. E quindi. Che c'entra con la situazione? Signore dottore, ti devi far vedere non mortificato, da far vedere bella, arziel, accompagnato, sempre chino di femmine. Ti da far vedere, ma da stare opposto a te. Ti da far vedere, ma da stare opposto a te. E che deve fare come la calda. Quindi devo stanarla io praticamente. Esatto, come il grande boxer, come Muhammad Ali. Ecco, da quando andava così in guardia, poi colpiva e si ritirava subito velocemente indietro. Dai, si da fetto. Come la chiamata gatti in cupo, metti e ti ritiri. Va bene. Va bene? Che vi devo dire, ragazzi? In poche parole, tu ti devi far vedere, no? Devi far sembrare a lei che tu sei carca femmina attorno attorno e la devi incuriosire da questo punto di vista, capito? Da far vedere, ma da stare a posto tu. Da far vedere, ma da stare con le mani a posto. Con le mani a posto. Di far vedere, ma con le mani a posto. Vabbè, ragazzi. Se no, mazzate pecchio. Ok, che vi devo dire, grazie. Cioè, vedremo. Mi raccomando. Valeo, su un corda. Vai, ritorna a combattere sul re, ti voglio un clone. Mo scatta il piano Marshall per il dottor clone. Come vedi, o meglio. Quando vuoi. Shamani. Action. No, dottoressa. Alla mia età o ci si innamora veramente o altrimenti si vive la giornata. E tu che fai? Stai vivendo la giornata? Certamente. Che ci posso fare? L'amore non arriva. Ma la stai cercando, una storia importante almeno? Certo che la sto cercando. Io mi impegno, ce la metto tutta. Ma non arriva. Fino anche ultimamente. Avevo conosciuto un uomo bello, alto, insomma, un tipo in gamba. Goccia all'anima. Perché? Che è successo? Era sposato, con figli, separato da un'altra, con figli con quell'altra pure. Ah, ma io le ho detto subito, guarda. Ho detto, senti, bello, stai lontano da me. Per me l'uomo deve essere soltanto mio e basta. Ma che c'entra? Metti che questa era la storia della tua vita. Quello. Senti, dottoressa, so io quello che voleva. Quello voleva solo giocare. Per me ha fatto dovere suo. Ma che scherzi è? Dio me. Ma anch'io gliel'ho detto. Ha fatto bene a mandarla via così. Ma scusate, che cosa sta succedendo? Fesserie. Fesserie. Una bella ragazza. Ma una bella ragazza, 25 anni. Samanette Nguedo, dottor Clone. Ma guarda, le ragazze oggi sono tutte sfacciate. Ma lui è stato grande, eh? Sì. L'ha messa alla porta, voglio, vada. Tutta una volta. Ha detto, ehi, bella, non ti permettere più. Non ti permettere più. Voglio. Se n'è andata. È andata via proprio con copiose lacrime, che angenze. Perfetto, perfetto. Ma tu, Dio me, con Flemine? Scusate, ma mi spiegate che cosa sta succedendo? Oh, ti vuoi fare i fatti tuoi? Sta facchetta, sempre me. Voglio, fai l'uomo. Pinza a me, pinza. Sempre mezzo al fado l'alzamento. No, Clonini, da questo momento noi non possiamo fare neanche più le analisi, ecco. E quelle prenotate in precedenza, dico, almeno quelle, possiamo farle, sì o no? Le possiamo fare? Leggi bene la circolare, Lucio. Non è, guardate che questa circolare lo dice chiaramente. Da oggi questo ospedale non può più fare interventi, ricoveri, nulla. È tutto scritto qua, nulla. Cloni, sta scritto là. Tutto scritto qua. E alla signora Longari, che è qui da una settimana e aspetta di essere operata, io cosa le dico? Gli dici che deve andare via da questo ospedale e se ne va in un altro ospedale, ecco. Bene, io? No, ma lei a dirglielo, direttore. Io? Sì, ma sì. Lui? Io? Perché io, dottore? Ha ragione, se dico di vedere lei, punto e basta. Che dice? Ma io che titolo vado a questa signora, a questa paziente, a dire che non si opera più? Ma che ragione, dice? Ci va a titolo personale, anzi ci va a titolo gratuito, va bene? No, oh. Dottor Lecese. Non so, dottore, i cloni, vabbè, ormai vabbè. Lo sanno tutti. Lecese, io la signora Longari la devo operare per forza. A spese sue? Che significa a spese mie? Direttore. Lo Russo, a spese sue la può operare? Aia, nemmeno a spese sue. Qua dentro non si può fare più niente! Oh! Andati al diavolo! Hai visitato tu qualcuno qua dentro? Non ho capito, scusa. Te lo ripeto, hai visitato tu qualcuno qua dentro? Io non ho visitato nessuno, semplicemente perché qui ormai non si può fare più nulla, vero ragazzi? Ho capito, e quella bella ragazza sui 25 anni che voleva essere visitata solo da te, ti dice niente? Io non ho visto nessuno, Francesco. Avete sentito? Visto? Niente? No, ho sentito proprio, ho detto, proprio sentito, l'ho sentito proprio. Io
Non ho visto. Ministra, guarda la dottoressa. Mena la dottoressa? A lei doveva minare la dottoressa. Perché se avessimo fatto la bancarotta, a questo punto non ci troveremmo in queste condizioni. Infatti, stavamo dentro. Ma quale dentro? Ragioniere, i giornali a piena pagina parlavano di noi, i gemelli del crack. Dottor, meglio essere figli unici, meglio. Ma no, Lorusso, tu sei un tizio, sei un portoghese, sei un migagno, tu sei piducchiuso, capito, Lorusso? Piducchiuso. Ma figlio unico? Ma sempre piducchiuso rimani. Fine della 170ª puntata. Che pulpo me l'ha messo? Vitti, a te non sopporto nessun dono, si capisce? A te, capo, se lo giri! Un po' di scorruccio! Tutti mi vogliono bene, vero? Sì. A me non mi vuole bene nessuno. No, tu sei un chianca. No, io te chiunque vuole bene. Cioè, ci devo lo bene. Doni, non lo vuoi dire? Non lo dico. E chi è? No, non lo conosco. Non lo conosco. Dillo! Fai nome e cognome. Sacco di matara, scudo mezzo la strazza. Esci che ti vogliono vedere, dai. Hai visto che mi vogliono bene tutti a me? È vero, giovanotto vecchio e brutto, non ti puoi più scordare. Senti, per piacere, vedi se dorme, ma guarda, mo. Se mi sento male? No, non ti preoccupare che non ti senti male. Queste non sono le aspettate, ho mocca. Gioia, bravo, gioia! Chi è che ha detto già di spararsi la pizza? Nessuno. Oh, mettiamo a posto. Hai detto che dobbiamo dire... Minuccio, t'ho beccato. Era il pomodoro che è caduto. Guatta uno e guargine. E io mi metto dietro la camera. Ah. Però cammino sempre. Scusa, ma perché? Non la presidio. Potevamo dare una quota per uno. Che cos'è? Non sto mangiando. Solo ragazzi, a lui non spetta. Come ho mai detto? Oh, c'è che bevete una f***a da me. Così si chiama. Oh, bel nome. Bel nome. Bel nome. A bel nome devi uscire. A bel nome. A me è. Franco, un gobbo per Panzo. Che... A bel nome comunque. Bel nome. Vabbè, pensavo stava provando, non devi non girare, ci cazzo. È possibile un gobbo per Panza, se no. Ti deve dire Felice, per favore mi accompagni. Ma chi c'ha questo? Un gobbo. No. Un str***o che è diverso. Tanto.